Ciao, bentornato, io sono Pasquale. Bene, adesso che sono finalmente riuscito e che mi sono tolto dalle balle i debiti, se hai visto il video precedente sai di cosa parlo, mi sento un po' più sicuro e posso rientrare a mercato, anche con la pandemia. Male che mi vada, mi caccia di casa mia moglie. Comunque, ora ti vado a spiegare come ho deciso di reimpostare tutta la mia strategia di investimento e perché e dove sto e come sto andando a investire. Tutto questo dopo la sigla. Ah no, la sigla non ce l'ho mai avuta. Giovanni, è che vuoi? Non posso andare mica neanche io dal barbiere, no? Ho fatto la doccia 3 mesi fa, guarda un po'. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarti che un'ottima attività sostitutiva al bodybuilding, quella di iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel pollice in su, un bel mi piace e magari condividere questo video con le persone a cui pensi possa essere utile, oltre al fatto che in qualunque momento potresti anche andare a sostenermi su Patreon. Bene, nel video precedente, quello che è uscito qualche settimana fa, ti avevo parlato della mia strategia, anzi del backtesting che stavo facendo sul sito Portafoglio Visualizer e di come avevo molta intenzione di andare ad applicare quel portafoglio e di portare avanti quel discorso di investimento. Nei giorni successivi però ho fatto altri backtesting in più rispetto a quello che avevo fatto e ho messo giù anche un'aggiunta da fare a quel portafoglio che posso definire quello di lunghissimo termine. Il portafoglio originario era composto da due ETF, il TLT, che sono i Treasury americani, i bond americani a lungo termine, quelli sopra i 20 anni, e poi il VTI, il Vanguard Total Stock Market, l'ETF che segue tutto il mercato americano. Questo tenendo in considerazione che in base all'avvicinarsi della mia presunta data di pensionamento, sempre che io ci arrivi vivo a quella data, l'allocazione del portafoglio però andrà a cambiare, variando le percentuali dei tre ETF, sempre più andandosi ad avvicinare alla data del pensionamento, spostandosi dalla parte azionaria a quella obbligazionaria. Ho anche deciso di introdurre una quota fissa, appunto, come ti dicevo, di un terzo ETF, un 5% del totale dell'SPDR Gold, che è l'ETF appunto che segue l'oro. Questo perché in ogni backtesting ho trovato molto utile utilizzare, inserire questa piccola parte di oro per ulteriormente andare a bilanciare il portafoglio. Detto questo, la cosa primaria che farò in questo periodo è tenere un portafoglio di 50 e 50, anzi, prima che dica cavolate, 50 e 45 di VTI e poi aggiungendo il 5% di oro. Per cui, per non fare confusione, 50% TLT, 45 VTI e 5 oro. Nel momento in cui vedrò che i mercati cominceranno ad avere meno volatilità e per cui questa pandemia, gli effetti di questa pandemia cominceranno un po' a dilagarsi e a sparire, andrò ad aumentare la quota parte azionaria, portandola a un piccolissimo 75%, poi tenendo il 5% di oro. Ovviamente non sto cercando di fare il timing del mercato azionario, ma la mia idea è di ribilanciare in portafoglio in questo periodo particolare, con cadenza mensile, proprio perché è un periodo di incertezza pandemica, per poi andare a farlo annualmente nel momento in cui la situazione si andrà a stabilizzare. Questo portafoglio l'ho aperto sui Toro, anche se tutti odiano i Toro e anche io un po', perché al momento è l'unica piattaforma che io conosca che mi permette di fare operazioni su VTI, sia a me che a qualsiasi operatore che non sia professionale. Inoltre non sono CFD e si possono fare delle operazioni di trading su azioni frazionate. Anche una piccola parte sarà anche utilizzata per fare del copy trading su alcune persone. Molto probabilmente andrò a copiare il mio amico Domenico di Vivere Dividendi, ma non sicuramente in tutte le posizioni perché tendo a investire solo in quello che capisco e in alcune delle posizioni che potrei andare a copiare, magari ci potrei andare fuori dall'ambito delle mie conoscenze, come ad esempio le materie prime mi vengono in mente. Tra l'altro, se ti vuoi iscrivere ai Toro, puoi farlo trovando il link affiliato qui sotto nella descrizione del video. Pubblicità, regresso. Ora ti potresti andare a chiedere perché io devo andare a copiare qualcuno, come ad esempio Domenico o qualcun altro, quando potrei aprire direttamente le posizioni. La risposta è semplice: non volendo utilizzare tutto il mio capitale per aprire singole posizioni, ed essendo che molti altri utenti sui Toro come Domenico potrebbero aprire posizioni nei loro portafogli che sono di azioni che erano già nella mia watchlist, in questo modo posso investire delle piccolissime somme, perché non voglio investire grosse somme nella copy trading, non più di 200 dollari, e aprire posizioni su aziende con 10-20 dollari, in questo modo ottimizzando il mio investimento, dato il fatto che sono povero. E poi tutto non finisce qui, infatti ho deciso che una parte del mio portafoglio deve essere dinamico, per cui non deve essere un buy and hold. Per cui voglio fare stock picking per una parte del mio portafoglio azionario,
comunque in quello totale, sarà solo un 10% del portafoglio azionario al massimo, per il quale la maggior parte, comunque il VTI, le operazioni che andrò a coprire sono veramente poche. Questo 10% rimarrà una parte fissa del mio portafoglio anche quando sarò nel futuro a ribilanciare più verso i treasury a lungo termine, per cui sarò più incline verso i bond. Ho deciso di attuare questa strategia e questa tipologia di investimento proprio perché lo stock picking sicuramente dà una soddisfazione in più di quella che porta il portafoglio statico, quello non te lo riesce a dare. Sarebbe un po' come dire che hai la patente e poi ti danno mano una 600 o invece una Ferrari. Con la Ferrari dovresti guidare sempre con cautela, altrimenti ti ritrovi schiantato ad un muro e io quel 10% il muro. Insomma, ci siamo capiti, no? Però per utilizzare questa tipologia di strategia, eToro non è assolutamente buono, anzi non vale niente per questo, perché le risorse che si possono andare a tradare, o meglio le aziende nelle quali si può andare a investire, sono limitatissime. Tutte quelle aziende più piccole che possono dare appunto dei guadagni maggiori, soprattutto dell'utilizzo della Magic Formula, che è la strategia che voglio utilizzare per questo 10%, lo andrò a usare tramite la piattaforma Interactive Broker. Per cui per andare a investire questo 10% con la Magic Formula utilizzerò Interactive Broker, che ormai sono settimane che utilizzo in demo e che in linea di massima solo per quello che mi serve, cioè questa tipologia di strategia con la Magic Formula, so usare. Se poi dovessi andare a farci delle altre operazioni più complesse, sicuramente non capirei niente, come mettere la testa in un tombino, però non mi servono. Questo mi dà la possibilità, mese dopo mese, quando andrò a selezionare le aziende che andranno a far parte di questo portafoglio creato tramite la Magic Formula di Greenblatt, di andare a discuterne magari in video dedicati e andare anche a andare a scambiare appunto delle opinioni assieme a te sulle aziende che andrò a scegliere. Superfluo confermare che io faccio queste scelte e per cui questi investimenti da me. E che in nessun caso dovresti andare a copiare queste scelte di investimento che sono solo fatte da me e che tu devi solo andare a considerare come una specie di diario delle mie scelte. Se vuoi fare un investimento, devi studiare per conto tuo le tue strategie. Un altro piccolo appunto che devo fare relativamente alla mia strategia a lungo termine, e cioè quella composta dai famosi 3 ETF, è quella che al momento ho solo preso una posizione sul TLT, per cui sui bond a lungo termine. Mentre per quanto riguarda l'azionario e l'oro, ho messo solo degli ordini con un limite, cioè un prezzo che io ho nella mia testa. Questo perché penso che, e ovviamente una solo mia analisi delle mie supposizioni, che i mercati non sono ancora in buona salute, anzi, molto probabilmente andremo a vedere che l'azionario potrebbe andare a scendere nuovamente. Questo potrebbe succedere sempre secondo questo due di bastoni quando regna denari. Come molti preannunciano, tra l'altro, perché potremmo andare incontro a una recessione che viene reputata a livello mondiale. Anche se la mia intenzione è di fare piano di accumulo su questi 3 ETF, questo non significa che io debba buttare i soldi nel cesso, comprando a prezzi che possono essere più convenienti nel futuro di quelli che ci sono attualmente sul mercato. Anzi, per gli ordini limite che ho emesso e anche per la mia posizione che ho già aperto sul TLT, non includo tutta la mia liquidità, non c'è tutta la mia liquidità, ma solo una parte, perché appunto voglio andare a mediare il prezzo di acquisto nei mesi successivi con l'aggiunta del capitale. Ora ti andrei a chiedere come mai ho cambiato così tanto la mia strategia al rientro nel mercato rispetto a quello che originariamente era la mia idea originaria quando ho creato il canale, che era essenzialmente solo basata su azionario e improntato principalmente su aziende che davano dei dividendi. Perché se uno ha voglia di imparare deve essere anche in grado di capire se qualcosa va bene per lui e soprattutto se la sua strategia può effettivamente essere vincente per la persona che è. Chi si va a fissare con la sua cocciutaggine su qualcosa pensando di avere sempre ragione, secondo il mio modesto parere non andrà molto lontano. Ed io, oltre ad aver imparato di mio conto, sto cercando ancora di più di imparare dalle persone che sono molto più esperte di me, che possono essere colleghi, investitori, o anche semplici amici che hanno preso lo stesso percorso. E il fatto di avere una doppia strategia, per cui una parte attiva dinamica e una passiva, sono un'idea che mi sono fatto in base a quello che ho imparato dalle persone che al momento considero come dei mentori e che seguo assiduamente. Ad esempio come nel gruppo Telegram, io cito sempre Riccardo, ma questa idea mi è venuta un po' parlando in quel gruppo. Spero di aver scelto la cosa giusta, ma proprio per quello che ho appena detto,
Nel caso mi rendessi conto che sto facendo una serie di cavolate a raffica, tipo mitraglietta, senza un fine, non avrò nessun problema a cambiare la strategia perché la cosa più importante è di poter preservare il proprio capitale e non fare il cocciuto. Cerca di non peccare di saccenza, ma invece di peccare, di andare a peccare di voglia di imparare. Bene, lasciami un commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi di questa strategia e se hai in mente di seguire qualcosa di simile nel tuo futuro. Scambiamoci delle opinioni o delle idee, che tanto sono a casa semidisoccupato, che mi devo sentire, a parte sentire le urla lancinanti di un neonato che piange di notte perché sta mettendo il terzo dentino, cos'altro devo ascoltare? Se il video ti è piaciuto, per favore, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e per quanto mi riguarda, ci vediamo al prossimo video. Ciao!